ormai Marco Firenze si avvicina a noi, eccolo qui. Il match winner di questa sfida, soprattutto una prestazione di squadra convincente, di conferma, un pizzico di fortuna sulle due traverse, ma tre punti fondamentali per chiudere bene questa prima parte, questo primo scorcio di stagione. Sì, sicuramente venire a giocare qua non è semplice e non lo sarà per nessuna squadra, questo ne sono sicuro. Il Cosenza ha preparato la partita in maniera ottima e ci ha chiuso tutti gli spazi, non era facile trovarli. Però è stata una prestazione importante, una prestazione di personalità da squadra, e era fondamentale chiudere, come hai detto tu, questo primo ciclo, anche se sono solo due partite, a punteggio pieno. Ci siamo riusciti, abbiamo dato un altro segnale prima di tutto a noi stessi, al gruppo, all'ambiente, e quindi siamo felici. Adesso lavoreremo forte per farci trovare pronti per il derby. Il gol, una verticalizzazione vincente, ma soprattutto la lucidità nel capire anche il momento giusto di squadra, perché si era creata l'occasione, avete colpito da squadra, è chiaro che ha finalizzato in modo splendido. No, ma la partita l'abbiamo preparata secondo me in maniera perfetta. Ci sono stati altri momenti in cui avremmo potuto fare male, non siamo stati bravi magari nell'ultimo passaggio, abbiamo sbagliato la scelta, ma queste sono cose che sicuramente col lavoro miglioreremo e sarà più facile poi in futuro. Per quanto riguarda il gol, sì, sono felice, è stata un'azione spettacolare di Ciccerelli, il gol è praticamente suo, quindi è importante aver portato a casa, ripeto, questi tre punti, e col mio gol sono ancora più felice. Tanti tifosi al seguito, trasporto, emozioni, e vorrei anche fare un piccolo passo indietro, perché al gol di Yalov con l'imbeccata anche di Bettella, nell'esultanza, negli highlights si nota, dici, rimaniamo sotto la curva di gruppo, un segnale anche per quello che deve essere la compattezza futura. Assolutamente, io l'ho detto dal primo giorno, per noi i nostri tifosi sono l'arma in più, sono il dodicesimo, ma veramente lo sono, non è una frase fatta come si sente dire tante volte, giocare alla Recchia è qualcosa di speciale, quindi noi dobbiamo essere noi a riportare tanta gente allo stadio, dobbiamo essere noi a far sì che questa tifoseria si innamori della nostra squadra, di noi giocatori, perché della maglia sono già innamorati, dobbiamo farli innamorare di noi giocatori, della personalità che abbiamo, del gruppo che formiamo giorno dopo giorno. Credo che da queste prestazioni qua qualcosa, un messaggio glielo abbiamo mandato, ora spero che col lavoro continueremo a fare bene e a riportare sempre più gente allo stadio, perché ripeto, per noi sono veramente fondamentali. Le domande da studio, così puoi ascoltare con l'auricolare. A te Angelo. Sì, buonasera Marco. Non sento bene, come... Aspettiamo ancora un secondo. Così? Ok. Marco, mi senti? Ecco, ok, vi sento. Ok, allora dicevo, una vittoria importante, una prestazione convincente, quantomeno sul piano dell'atteggiamento, forse qualcosina ancora da rivedere dal punto di vista della costruzione del gioco, però pesavano anche le tante assenze che c'erano in casa Granata stasera. La domanda è questa: cosa vi ha dato finora Ventura, l'apporto, il quid in più di questo allenatore, insomma, nella costruzione di questo gruppo Granata? Ma intanto vorrei dire che le assenze pesano, tra virgolette, nel senso che chi gioca, chi non gioca è la stessa cosa, perché tutti abbiamo le stesse conoscenze, e chi oggi ha giocato ha fatto una grande partita, soprattutto a livello di attenzione. Credo che per quanto riguarda il discorso della costruzione del gioco, oggi giocare qui non era facile, nel senso che il Cosenza chiudeva tutti gli spazi, il campo era, ve lo assicuro, brutto, e il rimbalzo era sempre irregolare, quindi non era una partita facile da portare a casa. Ci siamo riusciti, questa è la cosa fondamentale. Il mister ci sta dando tanto, ci sta dando conoscenze, ripeto, importanti, che col lavoro e col tempo faremo sempre più nostre, e sicuramente ci potremo divertire. Un'ultima domanda e poi abbiamo il mister. Luca Esposito per te Marco. Complimenti per il gol. A proposito di gol, qual è il tuo obiettivo? A livello realizzativo? Sì, certo. Ma sicuramente fare il più possibile, penso che alla fine ogni giocatore sogna di fare sempre tanti gol per la propria squadra. Io
spero di essere utile con i miei gol, con i miei assist, con le mie prestazioni alla squadra. Poi sicuramente tutto quello che viene in più sono felice. L'importante però, ripeto, noi dobbiamo lavorare insieme. Faccio gol io, fa gol Milan, fa gol Yalu, fa gol Giannetti, fa gol Calaiò, fa gol chiunque. Noi dobbiamo lavorare per portare a casa i risultati e per fare un'annata importante, perché è importante per noi, è importante per la società, è importante per i nostri tifosi. Quindi l'obiettivo è sicuramente questo. Mio personale, ovviamente, spero di farne il più possibile. Grazie. Grazie Marco. Carmine, a te.